Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente il secondo episodio di Decluttering. Prima puntata, se non l'avete vista, ve la lascio qui linkata oppure giù nell'info box. Appunto, a settembre si sa, bisogna ripulire tutto. E è passato un po' di tempo, effettivamente. L'altra volta abbiamo visto i cassettoni di questa super mega makeup collection, mentre oggi faremo l'altra, che avevamo fatto solo capelli, mi pare, l'ultima volta, quindi appunto oggi finiremo tutto. C'è un bel po' di lavoro da fare, quindi direi subito di iniziare. Eccoci qui con il primo cassetto da declatterare. Qui abbiamo un sacco di cose ormai vecchissime e come vedete non so neanche più come tenerle. C'è un bordello. Allora, guardiamo un attimo. Queste qua nude sicuramente ritengo che sono tra le mie preferite super morbide di Masauda. Intanto le appoggio qui quelle che tengo. Quindi vado abbastanza veloce perché più o meno so. Ah, queste per gli occhi. Ops. Ora però, forse le uniche che non tengo sono questa qui che è un po' troppo rosatina. Questa. Per il resto le tengo tutte. E le metto già nel primo cassettino qui. Qui avevo diviso rosse, marroni, nude e qui più aranciatine. Le uniche che vado a togliere sono queste qua di Wipon perché sono veramente vecchie. E questo può andare. Questa era un pochino più lunga perché qua l'aveva scocciato Riccardo per fare un video. Quindi questo qui di Essence lo tengo. Mentre le tinte non le uso tanto. Quindi mi sa che queste qua le darò via. Shine Loud, penso che terrò questo rosato, lo tengo. Questo rosso è pazzesco, lo tengo. E tengo anche il blu. Mentre questo viola e questo fucsia li regalo. Marrone tengo. Questo rosato lo regalo. Questo è un colore super autunnale, cavolo. Molto bello. Ok, lo tengo. Questo marrone tengo. E Jeffrey, anche questo è un po' vecchietto, però il colore è molto carino. Guardiamo di questo di Jeffrey quale tenere. Ah, beh, questo è rotto, quindi ciao, vado via. No, questi posso ancora tenerli. Ok, qua facciamo un veloce recap NYX, questi li tengo tutti. Poi abbiamo il rossettino di NARS, Bo Balm, questo lo regalo. Mesauda, un altro rossetto rosso. Qua devo fare cernita di rossi perché ne ho davvero tanti, quindi lo tengo da parte. Questo lo regalo. Questo è un colore un po' freddo. Regalo. Questo di L'Oreal. Quasi quasi potrei tenerlo. Poi abbiamo questo, che penso che regalerò a mia mamma perché lei usa spesso questi colorini qua. Quindi regalo. Clinique, vedete, un altro rossetto rosso. E io i rossi li uso pochissimo, cioè tipo 2 volte l'anno, Natale e forse un'altra volta così per sfizio, un altro rosso più scuro. Quindi devo decisamente declatterare. Questi qua non mi fanno impazzire di Yada. Alla fine non li uso mai, quindi via. Kylie, abbiamo un nude abbastanza chiaro. Bello, tengo. Era di una collezione natalizia. Poi abbiamo questo, forse troppo rosato. Sì, è più primaverile. Regalo. Poi abbiamo mini Kylie, però questa linea dei rossettini di Kylie non so perché, ma erano parecchio secchi. Quindi li terrei solo per collezione, ma siccome c'è troppa roba, li regalo. Questo lo regalo. Questo è sempre un rosso, mi sa. Ah no, è un nude. Ok, non è per niente nelle mie corde. Regalo, anche se il pack è bellissimo e mi dispiace un sacco, però il colore non lo uso. Questi qua non dovrebbero essere qua perché sono per le guanciotte. Qua abbiamo due rossetti che, se vi ricordate, nell'ultimo video li ho mostrati, però avevano il pack rosso, sono tipo quelli nuovi, però comunque stessi colori, quindi questi li regalo. Regalo, regalo. I La Masca. Ci penso. Le mini sono carine, però effettivamente poi mi dimentico sempre di averle. No, dai, le tengo. Di queste tengo solo il bordo più scuro. Questi di Hourglass li tengo. E infine questi due li regalo.
Ah no. Qua c'era un eyeliner aperto, cavolo. È duro come un ago. Povero. Addio. Questo. No, regalo anche lui. Ok, quindi qua dobbiamo metterci. Opa. Solo. Qua. Beh, dai. Di questi rossi. Cosa tengo? Penso che terrò questo di. Ok, questi due li regalo. Passiamo a questi angolini qua. Allora, qui in realtà c'erano le cose che preferivo utilizzare. Quindi non so quanto libereremo, però proviamoci. Qua abbiamo Nabla con un nude abbastanza chiarino, però preferisco Last di Nabla, quindi questo lo regalo. Qui invece MAC con un altro marroncino, un pochino più scuro, questo molto bello, lo tengo. Poi abbiamo Gucci con un rosso, è un rosso un po' primaverile, regalo. Questo invece è proprio un rosina che non uso mai, quindi via. Charlotte. Ah, ok, questo è Pillow Talk. Su di me sapete che non dona particolarmente. Però quando faccio i look un più rosati ci può stare. E infine avevo preso questo rossetto perché volevo un rossetto di Jeffrey, ma il colore mi sta malissimo. Quindi niente. Adios. Qui abbiamo mini tagliette. Queste di Chanel lo tengo, questo anche. Di questi piccoli mi sa che non ne tengo neanche uno perché non li vado mai a prendere. Mentre di questi qua di Anastasia, vediamo se c'è un colore. No, via. Ok, qua abbiamo gloss. Allora, questi qua preferisco la collezione Hit al posto di questa cream, quindi questo lo regalo. Un gloss trasparente può sempre servire, tengo. Questo lo regalo, questo lo tengo. Di questi tengo solo questi due. Poi qui abbiamo un altro rossetto di Make Up For Ever, nuovo. Però un po'. Forse c'era qualcosa che lo bagnava, però il colore mi piace, quindi lo teniamo. Di questi tengo solo quello trasparente perché gli altri non li uso mai. Questo è vecchio, via. Oppure no, vediamo. Lo tengo, ma poco ancora. Questi li tengo. Ah, qua abbiamo Leo di Jeffrey che apro perché è ancora chiuso, ma lo devo mettere qua. Altro gloss trasparente sempre utile. Questo era il rossetto di Zara. Non mi ricordo se mi piaceva. Forse era troppo chiaro per me. Però con una matita lo tengo, dai. Il pack è molto carino. Magnetico. Questo via. Forse mi seccava troppo. Però il colore è pazzesco. Tengo. Tengo Morphe. È simile a un altro? Forse no. Tengo Nabla vecchio, via. Ah, questi Dragon Beauty l'ho comprato e non l'ho mai usato. Cavolini. Però che rosato è. Vabbè, se devo usarlo per i look rosati. Me lo tengo fuori perché così lo uso. Qua abbiamo un rossetto liquido di Kylie, super scuro bordeaux. Bello questo. Tengo. Banana. Va via insieme anche a questo, mentre questi ritengo. Qui infine matitoni, via. Bello. Ah, qua c'è anche un lip injection. Questo via. Ma questo gloss l'avevo acquistato, ma sapete che è un colore. No, regalo. Eppure questi. Ah, ne ho due di Lolita. Mi sembra più nuovo questo, quindi do via l'altro. Quindi qua metto gloss. Bene, sono soddisfatta.
soddisfatta. Bene, in caso poi posso riempirlo un po' di più con altri prodotti che ho in giro. Passiamo al prossimo cassettino. Allora, secondo cassetto abbiamo vari primer, ciprie, prodotti per la base, diciamo. Qui abbiamo due ricariche di Nabla e Charlotte nuovi, che ovviamente tengo. Come primer, questo di Urban lo vado a buttare perché scadeva dopo 6 mesi, ne sono passati sicuramente molto di più. Idem questo di Huda, che è mattificante. Non uso più primer mattificanti perché la mia pelle è cambiata da così a così e ora è più secca. E questo di NARS posso tenerlo. E appunto, essendo sempre che non mi serve controllare il sebo, regalo anche questo qui di Mega Forever. Questo è illuminante. Sì, qua non mi sono neanche pulita bene la mano, facciamo finta di niente. Era più idratantino luminoso, comunque sì, posso tenerlo. Ok, questa cipria la tengo, mentre qui abbiamo sempre il controllo del sebo che non mi serve. E questo qui invece lo teniamo. Andiamo sotto, non c'è tanta roba qui per fortuna. Abbiamo questo che è un primer di The Ordinary che regalo. Cipria di Huda, una volta usavo banana, però è scura per me, quindi vado via. Questo è un primer di Essence che vado a tenere. Cipria di Fenty, mi piaceva un sacco, la ritiro fuori perché sto finendo quella di Huda, quindi penso che l'alternerò. Anche questa qua di Kiko mi piaceva parecchio, è super sottile, però appunto ne ho già tante, quindi penso che questa vado via. Questo possiamo fare così. Allora, abbiamo questi due primer. Farò via questo sempre mattificante e tengo questo qua invece, Soft Silk. Questo qui l'ho provato poco, quindi penso che lo userò in questi giorni, lo tengo fuori. Primer di L'Oreal, l'avevo comprato per un video, però non è che ho notato tante differenze, quindi questo lo darò via. Queste basi di By Terry mi ricordano un po', diciamo, l'idea di Charlotte, solo che questo è troppo rosato e questo è troppo chiaro per me, quindi non li uso mai, regalo. Infine, come primer abbiamo questi due di Maybelline e Astra, che regalo. Tra questa linea qui, Born This Way, e l'altra matte, preferisco quella matte, quindi questo qua alla fine lo regalerò, perché appunto non lo strutturerei al massimo, preferisco darlo a qualcuno che può usarlo. Passiamo di qua. Allora, abbiamo questo piccolo primer, che regalo. Questo l'ho usato un casino, tipo l'inverno scorso tutti i giorni, però il problema qual è? Che appunto si vede anche un po' che è strana la texture. In più lo usavo solo l'inverno, perché ovviamente d'estate non hai bisogno di tutta questa idratazione, quindi da buttare. Idem queste due ciprie, a malincuore purtroppo è stato troppo tempo, e siccome ho già varie imperfezioni, avere prodotti che scadono applicati sul viso non è al massimo, quindi per forza da buttare. Con la tinta compatti li uso veramente veramente poco, quindi via. E infine abbiamo le tre close up, e tengo solo, ah no, sono tutte light. Ah no, comunque tengo le due light e do via la medium che non uso. La vecchiotta, cipria di Anastasia infinita, ce l'ho data tantissimo ed è ancora piena, anche questa la tiro fuori per finirla. Qua abbiamo un fondotinta compatto di Too Faced, non mi veniva il nome. E qui anche un'altra di Fenty, questa è il 220, scurissima per me, quindi via. Ah, qua c'è un'altra Anastasia, questa è nuova però, anche se è un po' sacchina con le altre ciprie, la tengo là dietro. Qua abbiamo una Laura Mercier, però vedete, perché praticamente io quando le sto per finire ho paura di finirle, quindi le metto qua e poi non le finisco, quindi anche lei la tiro fuori. La mia amata di Kylie, avevo troppo paura di finirla, cioè ce n'è veramente pochissima dentro, la devo finirla perché scadeva in 12 mesi. Ah, qua c'è un setting spray di Essence, non dovrebbe stare qui, quindi lo spostiamo. Bene, passiamo al prossimo cassetto. Dun dun dun. Allora, non so da dove partire qua. Qui abbiamo alcuni prodottini recenti. Mentre, no, dai, partiamo prima dal mascara. Qua c'erano tra i miei mascara preferiti. Il problema qual è? Che molti magari sono seccati, quindi andiamo a vedere un attimo. Questo di Honest Beauty lo regalo, non mi ha fatto impazzire sulle mie ciglia, aveva due lati con qua il primer
però l'ho usato veramente poco, quindi bye bye amico. Il mio adorato di Essence lo tengo, insieme anche a questo di Maybelline e a questo di Lancôme. Juno tengo, Milk tengo, e penso che darò via solo questo perché è colorato. Io non uso mai mascara verdini così, quindi per forza addie. Poi abbiamo due mascara nuovi, delle mini taglie che regalo. Questo è nuovo, questo via, questo è vecchio, quindi questo li tengo. Andiamo di qua. Questo non mi era piaciuto di Essence per niente, non mi faceva assolutamente nulla le ciglia, quindi via. Qua c'è un altro size up aperto che invece do via perché ora dell'estate prossima avuto il profumo, lo uso. Questo è un altro size up, quindi tengo questo nuovo, questo via. Via. Tengo. Vecchio, via. E qua abbiamo eyeliner e matitoni. Questi qui di NYX li tengo tutti, sono tutti colorati, super comodi quando voglio fare degli eyeliner grafici, appunto, colorati. Ah, qua abbiamo altri mascara, scherzavo. Sono abbastanza vecchi, penso che li darò via tutti. Ah no, questo di It Cosmetics non è vecchio, scherzavo. Questo di Dior lo riprovo. E questo proprio sulle mie ciglia non andava. Ha una forma molto particolare, anche interessante. Però sì, ho usato una volta, due, dovevo sempre abbinarlo ad altri mascara. Quindi lo regalo. Ok, quindi mettiamo gli eyeliner. Infine di qua. Questo di Gucci, anche qua, non mi ha fatto impazzire questo qui, quindi via. Questo è bellissimo, il Climax Extreme di NARS, l'ho amato, lo tengo. E questi qua di Kiko e Saint Laurent do via. Jumbo possono sempre servire. E i matitoni li metto lì. Questo è un eyeliner. Qua, questo di Kiko mi era piaciuto molto. Tengo, questo di We Makeup tengo, questo campioncino via. E questo Better Than Sex tengo. Oh yeah, guarda schifo. Passiamo a qui sotto, dai. Questa palettina per le sopracciglia onestamente non la uso mai e ha fatto tipo... Boh, è fuoriuscito del liquido. Questo è un mascara ciglia e sopracciglia trasparente che tengo. E qua come vedete sono tutti prodotti nuovi, quindi bene o male li tengo. Se non... vediamo un attimo questi se sono seccati. No, questo mi sembra ancora valido, è troppo scuro, via. Questo è vecchissimo, via. E infine questo eyeliner lo tengo. L'eyeliner è facile, basta provarli e vedere cosa scrive e cosa no. Questo mi sembra di sì. Maybelline lo teniamo. Questo, mamma mia quanto lo amavo, di Too Faced. Anche questo qui era molto bello. Non più. Ups, Subliminal di Astra è pazzesco questo qua, veramente super pigmentato e super low cost. Questo è per fare i puntini di NYX, però è un po' vecchietto, do via. Eyeliner bianco può sempre servire, questo di Jouer era top, però anche qui è un po' vecchio, però scrive ancora, quindi lo tengo. Altro mini di NYX, scrive, tengo. Banana Beauty, anche lui molto valido. Tengo. NYX Epic Ink. Vabbè, questa è la vita. Poi abbiamo un eyeliner blu, che può sempre servire. Ci sta, ancora bello scrivente. E un mini verde. Anche lui bello scrivente. Scusate le righe a caso, ma sono una posizione un po' scomoda. Quindi questi eyeliner li teniamo. Poi abbiamo prodotti per sopracciglia. Allora, questa ormai è vecchissima di Glossier ed è troppo scura. L'avevo presa tipo nera, non scrive neanche più. Ciao. Questo via. Questa è quella che praticamente va bene per tutti e cambia un po' colore in base a quanto schiacciate. No, non lo uso. Questa mi piaceva un sacco di Kiko, che da una parte ha la penna e dall'altra la matita. Matita di KVD, che qua scaduta. Sono tutte scadute queste.
penna di Anastasia, troppo chiara per me. Nastro. Sì. Questo ovviamente lo tengo. Quindi matite, penne, ovviamente sempre i gel anche lì. Altra di Anastasia. Questo colore forse può andare. Ed è Ebony. Qua abbiamo una penna di Benefit che amo con tre dentini. Tengo. E infine qua due gel, uno trasparente e uno colorato di Anastasia che tengo. Ok, spostiamoci di qua. Matite e matitoni. Matitone nero Nabla, tengo. Matitone marroncino, comunque color bronzo, do via. Argento tengo, marrone tengo, nera do via. Questo può servirmi, verdi. Facciamo che qua metto quelle neutre e qua quelle colorate, dai. Questo è un eyeliner. Verde, troppe verdi, questo lo do via. Marroncino tengo, nero tengo. Tengo. Tengo, tengo, do via. Neanche un altro argento. Allora, questo è così. Sono due colori diversi. Tengo entrambe. E qua c'era un altro eyeliner di Anastasia. Quanti anni sono passati da che utilizzavo questo eyeliner? C'era prima della pandemia, più di 2 anni fa. Lo do via. Allora, si continua, non si perde un tempo. Questa è una matita sopracciglia, tengo. Tengo eyeliner blu qua, questo matitone regalo, bianca ne ho altri 50 regalo. Questa posso tenerla, questa pure. Via. Non mi piaceva, ne tengo. I matitoni non so perché, ma li uso veramente poco. Ecco dov'era, questo lo stavo cercando. Adoro, bellissimo questo. Matita nera tengo. E infine questo è un altro matitone nero. Ah no, metto qui. Ok, ne ho un altro di questi. Quindi do via quello piccolo e tengo solo questo grande. Ok, abbiamo sistemato anche questo cassettino, molto più libero e adoro, perfetto. Andiamo avanti. Qui era sempre stato molto in ordine, ultimamente sono arrivati tipo nuovi elastici, nuove cose, è venuto un po' un disagio. Comunque, anche qua ci sono sicuramente cose da buttare perché scadute, quindi inizierei da questo angolino dove avevo messo tutti i miei lip balm. E diciamo che la maggior parte non mi sono piaciuti e quindi sono un po' inutilizzati. Ad esempio, questo di Morphe mi seccava le labbra. Io ho spesso questo problema, che magari i primi giorni top, poi se non continuo a metterlo mi crea un sacco di pellicine, quindi questo purtroppo via. Questo lo tengo perché va bene per tutte le zone secche d'inverno, è essenziale per me. Questo di Milk mi piace molto, è tipo, vedete, un po' verdino, non lo so, anche proprio la consistenza è molto bella. Questo mi piace un sacco pre-rossetto, lascia tipo le labbra molto levigate. Infine di Fresh ho questo alla menta, non amo la profumazione di menta sulle labbra, una cosa che non mi fa impazzire, quindi lo regalo. Morphe abbiamo questo coloratino tipo lip balm colorato che tengo aranciato, mi piace, mentre questo è una sorta di scrub che però non scrubba tanto, quindi vabbè, ormai lo finisco però non lo ricomprerei, ecco. Questo di Dior, molto carino, ma anche qua mi andava a seccare le labbra. Io ho un problema, non so perché, però mi piace il colore, quindi magari a volte lo uso proprio come gloss. Questo di Nabla è super rimpolpante, ma mi brucia troppo, quindi lo uso tipo una volta all'anno e preferisco regalarlo. Questo di Frank Body è un gloss coloratino, tipo, però è un colore che non uso, quindi anche qua lo regalo. Infine abbiamo questo olietto di Superfluid, mi piace un sacco la forma e tengo, però non l'ho ancora provato.
Questo di Glossier aveva una profumazione pazzesca di torta di compleanno, ma è vecchissimo, tipo 3 anni fa, quindi lo regalo, cioè lo butto, scusate. E poi abbiamo questo qui di Huda, anche qua molto molto vecchio e preferisco darlo via. Ah, c'era questo mini di Fresh, buono l'odore, anche lui è nuovo, quindi lo tengo qui. Rimettiamo le cose che tengo. Ok, questo di Farsali non mi ha fatto impazzire, la regalo. Questo scrub è uno dei miei preferiti, limone e biscotto, buonissimo, lo tengo. Questo lip balm lo tengo al caramello, molto buono. Questo è uno scrub, gli scrub solitamente li tengo quasi tutti perché ne faccio veramente tanti. Poi abbiamo due maschere invece di Truly, praticamente sono rimpolpanti, molto carine. Una con gli sbrilluccichini fucsia e l'altra doratini, molto belle queste. Le metto di qua però, essendo due maschere. Ok, questo non mi piace tanto in sé come scrub, quindi alla fine vado via. Questo di Essence, molto bello. No, non ci sta. Metto così. E maschera di By Terry. Ha una profumazione di rosa troppo, troppo persistente. Non amo un profumo di rosa così rosa, quindi lo regalo. Qua abbiamo uno scrub di MAC che però mi macchia le dita. Cioè, ha questo colore che veramente mi macchia troppo le dita, quindi lo faccio raramente, però sapete che io amo gli scrub, quindi lo terrò per finirlo. Passiamo ai primer. Qua ci sono sia primer appunto classici che colorati. Ora capisco se tenerli tutti insieme o dividerli. Comunque questo di Mega Forever è molto bello perché va a lividare bene la palpebra, però non ha base colore, quindi penso che o la regalo o la uso magari su qualche modello o qualche persona che trucco così casualmente. Quindi penso che troverò un attimo qua. Questo di NARS lo tengo. Questo qua di Smashbox è molto duraturo anche lui, però anche questo è trasparente, quindi è sempre un problema quando sono trasparenti. Questa di P. Louise Blanc la tengo per i look pazzi. Questo è un blush, non dovrebbe stare qui. Questa di Astra, sempre trasparente, la regalo perché non lo userei. Qua poi abbiamo questa di NYX, che mi sa che è sempre trasparente. Sì. Quindi via. Ok, cambiato batteria, ritorniamo ai primer. Questo non mi è piaciuto per niente. Uno, è difficile da shakerare e utilizzare. Due, è trasparente, quindi per forza via. Questo sempre trasparentino lo regalo. Questo è uno dei miei preferiti, lo tengo. Insieme ovviamente a tutte queste basi colorate di P. Louise. Quindi no, alla fine direi che ci stanno perfettamente i primer qua così. Ok, allora qui abbiamo una spugnetta a corpo, che appunto uso magari per applicare fondotinta, luminosi, quelle cose lì. Qua sono cadute delle forcine. Metto gli eyeliner in pot. Piegaciglia, questi sono tutti da buttare perché sono veramente rovinatissimi, ogni volta mi strappano le ciglia. Forse l'unico salvabile è questo qui di Morphe pulendolo, ma gli altri sono troppo rovinati. Questi anche qua vecchissimi, do via tutto. Questa è una crema occhi, non dovrebbe essere qui. Saponette le metto tutte qui, le tengo. Oppure potrei metterle lì. Adesso così va bene. Questa è la Blatterazzi un po' distrutta, che però mi piace molto, quindi tengo. Altri gel, anzi questo qui Anastasia mi sa che lo butto perché è un po' sciolto tipo, tanto ne ho uno nuovo, sicuramente andrà meglio. D'estate non mi durava tanto, mentre d'inverno, cioè, è la vita questo prodotto, Brow Freeze, veramente super consigliato se non avete delle sopracciglia troppo pesanti, o comunque provatelo perché tipo io mi sono sempre trovata benissimo. E qua abbiamo questi nuovi elastici di Invisible Bubble, c'è questo qua più grande, dai, intanto li metto qua, e questi due piccolini. Questi piccolini a me non piacciono perché mi tirano i capelli, quindi non li tengo. E queste sono tipo delle mini forcine, ma anche qua non le userei, quindi questo qua poi lo vado a regalare. Ok,
passo un po' lo Swiffer che ci potrebbero essere capelli. Ogni volta sbatto con la macchinetta. Faccio due cose in una, pulisco e declattero. Tutti i piccoli elastici, comunque mollettine, le metto qua, che quando viaggio mi trovo comoda ad averli direttamente. Allora, questo è praticamente una polvere per capelli, quando tipo shampoo secco, però è in formato così, carino. Lo teniamo e lo mettiamo qui. Ok. Questo è un gel che diventa lucidino trasparente di Gucci, che serve tipo per le foto un po' particolari, lo tengo. E qui abbiamo diverse pinzette e varie cose che possono sempre servire. Vi do via. Ditemi poi se non sono stata brava con questo decluttering. Mi sto liberando di tutte le cose vecchie. Ok, quindi forse questi posso mettere così. E qua ci sono alcune colle per ciglia finte, in realtà non tra le mie preferite, infatti. Questa in realtà mi piaceva un sacco, poi ho scoperto quella blu, con le scrittine blu sempre con l'applicatorino, che è ancora più veloce ad asciugarsi e quindi l'ho un po' sostituita. E l'ho appena ricomprata su Look Fantastic perché le ho finite. Questo illuminante assolutamente non lo uso mai in stick. Mentre questo deodorante devo ammettere che non mi ha fatto impazzire, cioè i roll-on così non li uso, non mi piace tanto, mentre questo lo tengo. Qui dietro abbiamo varie spugnette, scatoline, cose che vado a tenere insieme a questi per il fallout e a questo kit per le unghie molto carino di Sephora. Ok, vabbè, queste le sposto di qua. Cerchiamo di renderlo ordinato questo cassettino, visto che c'è spazio. Perfetto, quindi abbiamo anche due cassettini liberi che posso poi riempire con le varie cose. Bene, finito. Torniamo con i nostri amici correttori e fondotinta. Anche qui sapete che i fondotinta scadono dopo un tot, quindi assolutamente non posso tenerne troppi. Allora, partirei sempre da sotto. Non so, oh mio Dio. Questo si è super diviso. Cioè, mi fa quasi paura vederlo. Guardate che roba! Bene, tu ci lascerai. Hai finito la tua vita. Di questo ne ho tre. Questo è il mio colore, quindi questi due li do via, ok? Anche di questo ne ho due e tengo solo vanilla. Vi dicevo appunto che preferisco questa versione matte rispetto all'altra ed effettivamente non ha senso che ne tengo due, tengo solo vanilla. Anche questo però ha colori strani dentro. Ah. È tipo esploso. No, vabbè. Ok, no, raga, mi sa che sì. Allora, questo di It Cosmetics mi piaceva un sacco, infatti l'ho ricomprato, Fair. Forse la colorazione non era perfetta per me, però lo userò, penso, questo inverno quando lo tengo. Niente da fare, i fondotinta in stick proprio non fanno per me, quindi questi li do via. Allora, ce n'era un altro, anche questo in stick, via. Abbiamo capito che i fondotinta che non uso non ha senso che li tenga e c'è poco da fare. Questo è uno dei miei preferiti in assoluto, però anche qui vedete che si è un po' separato. Scadenza era 12 mesi. C'è scritto comunque di agitare bene prima di utilizzo, quindi potrebbe essere che il fatto che sia diviso è che non lo uso da un po', vediamo. Ok, dai, mi sembra ancora sano. Però, cioè, se penso che me l'ha regalato Riccardo quando abbiamo registrato il video in cui mi sceglieva i make-up, cioè, saranno passati tipo 3 anni. Oppure che mi faccia venire le imperfezioni, però è così bello. Cosa fareste voi al posto mio? Vabbè, l'ultimo inverno che lo uso. Questa era la versione nuova, Natural Nude. Questa invece era Skin Glow. E preferisco Skin Glow, però anche questo non mi dispiaceva. Solo che avevo sbagliato colore, perché avevo preso 2W e invece questo era 1W. Quindi non la uso tanto, però vi consiglio molto di più questo.
Mesauda Magic Wand, bellissimo. E questo qui di Kiko mi piaceva un sacco, però è vecchio, quindi darò via anche lui. Allora, questo di Maybelline, molto carino, ma troppo secco per la mia pelle. È veramente coprente, se cercate un fondotinta coprente dovete provarlo. Però appunto sulla mia pelle segna troppo, quindi lo do via. Questo di Charlotte, un po' troppo leggero per i miei gusti. E preferisco mille volte l'airbrush flawless. Dai, lo tengo per quando voglio look naturali, però effettivamente uso molto di più l'altro. Allora, qui abbiamo la collezione di correttori Tarte vecchi. Cioè, questi qua li avevo comprati ancora io a Los Angeles mille anni fa. E infatti vedete che non c'è neanche 27S perché erano proprio la versione vecchia. Mentre questi col numero sono nuovi. Quindi questi due posso tenerli. Ce n'è un altro così, magari negli altri correttori poi vediamo, questo lo do via. Ta-ra-ra-ra, il vostro incubo. Questo è il mio correttore preferito in assoluto. Ho 50 miliardi di colorazioni, ma vanilla è proprio il mio colore. Questo penso sia... è già usato, pensavo fosse nuovo. Vabbè, comunque vanilla lo tengo. Questo che è nude è troppo rosato per me, l'avevo comprato perché speravo fosse leggermente chiaro per andare a illuminare. Potrei usarlo effettivamente per contrastare le occhiaie, però alla fine non lo faccio mai. Questo invece è Pearl, in teoria è più chiaro. Tengo Pearl e do via nude. E poi abbiamo questo invece che l'ho preso per fare contour. Molto bello, perché sono comunque correttori multiuso, cioè potete usarli per quello che volete, anche proprio come fondo. Infatti è bello coprente, molto molto bello come prodotto. Qui abbiamo dei correttori in stick di Shiseido che non uso, quindi li regalo. Questo di Dior purtroppo è un po' chiaro per me, perché ho preso la colorazione 1,5N. Per illuminare va bene, per il resto troppo troppo chiaro, lo tengo però. E poi qui abbiamo questo di Makeup Revolution, che è l'unico correttore di Makeup Revolution che mi piace, quindi lo tengo. Passiamo di qua. Allora, Clio, non ho ancora capito qual è il mio colore giusto. Questo ad esempio è 7, potrebbe andare bene, però forse il 6 è più azzeccato per me. Poi abbiamo Jeffrey, il pack mi fa impazzire, li teniamo tutti, questo è pescato, perfetto per contrastare le occhiaie. Questo era un pochino, brachi, leggero per i miei standard di correttore, però lo tengo comunque perché per i look di tutti i giorni ci sta meglio un correttore più leggero. Correttore di uomo non mi ricordo, devo provarlo meglio. Jouer, questa è Malta, pura Malta, e il colore era un po' chiaro, però per le full face può andare, quindi lo tengo. Questo di Tarte non mi ha fatto impazzire come correttore, preferisco gli altri, quindi via. Questo non mi è piaciuto tanto di Natasha, onestamente, via. Mega Forever, troppo scuro. Ho tolto la pompetta per essere leggermente più igienico, il fatto che appunto non vado a toccare sempre quel prodotto, e lo tengo. Il colore non mi piace, perché alcuni mi evidenziano un po' il grigiore delle occhiaie. Questo è il 4, 6, il 7, l'8. Provo a metterci vanilla vicino e vedo quello che ci assomiglia di più. Abbiamo capito che forse il 7 potrebbe essere. Quindi tengo qua il 7 e gli altri li sposto in un altro cassetto, così non mi confondo più. Qui abbiamo invece i prodotti per fare contour. Quindi c'è questo di Revolution, che non è male, lo tengo. Questo di Charlotte, lo amo, è veramente bellissimo. Super naturale l'effetto. Questo è un illuminante. Oh no. Ah no, aspettate. Questo è quello che amo. E tu cosa serve? Ah, era l'illuminante, morta. È molto naturale l'effetto, però è bello, tipo sempre per le basi super naturali. Questo è da un botto che non lo uso, il Chubby Stick di Clinique, sempre per fare contour. Era molto bello, a volte mi dimentico, mamma mia. Poi abbiamo questo che è un blush in crema di Maybelline. No, questo lo do via, il colore non lo uso tanto. Questo qui era un blush trasparente che si attiva col pH della pelle, ma su di me non funziona, quindi lo do via. Poi abbiamo questo stick blush di Inglot, tengo.
illuminante liquido di Morphe, do via. Infine abbiamo questo piccolino Go Go Tint di Benefit, che mi piace un sacco. Questo troppo rosato, non lo voglio più. E questo qua invece è uno dei miei preferiti, lo uso tantissimo come blushino nude, bellissimo, tengo. Ok, quindi, e tada, ottimo. E sicuramente qua lo riempirò con altre cose che ho nel carrellino. Ultimo cassetto. Qua abbiamo le palette viso, più qualche intruso. Quindi andiamo subito a vederle. Questa è una palette nuova che mi è arrivata tipo quest'estate, con colori molto pazzerelli, quindi volevo assolutamente provarli, tipo questo verde lime mi ispirava un sacco. Vai, contengo. Questa mi piace un sacco di NYX, che non c'entra niente, non so perché qua occhi, quindi la sposto nell'altro cassetto. Questa palette illuminante di NYX anche mi piace molto, però è un po' provata, vecchia, quindi la darò via, ce l'ho da anni e anni. Poi questa palette viso carina, però troppo rosata per me, quindi regalo. Palette di blush di DMT, mi piace un sacco, quando cerco un blush lilla vengo sempre a prendere lei. Questa la usavo tantissimo l'estate scorsa, quest'anno l'ho sostituita con blush più luminosi. E ogni anno diciamo che le mode cambiano, quindi l'ho usata un sacco, però quest'anno l'ho un po' accantonata e non so se l'anno prossimo la userò, quindi la tengo fino all'anno prossimo, vediamo poi se la userò o meno. Questo ormai è un reperto storico e la tengo solo per collezione, perché ci sono affezionata al primo evento in cui siamo andati con Fenty. Sono veramente vecchie. Questa di Mulac, amo alla follia questo blush, quindi la tengo. The Lady, la sua palettona in collab con Cosmify, questa è la mia preferita, con Teddy e Roma, bellissimo questo blush, quindi la tengo. Qua abbiamo invece una palette super neutra, colori molto freddi, e la regalo, non uso spesso colori freddi. Questi sono nuovi, abbiamo una palette di terre e questo invece di rossetti. E penso che queste delle terre le regalo, sicuramente può essere utile. Mentre questo qua di rossetti lo tengo perché mi ispira a fare il mix le cose. Quando voglio degli illuminanti colorati mi piace un sacco questo qui. Ultimamente uso spesso più quelli di Kaleidos perché sono novità, però era veramente top questa palette di Metal Crush. Non so se l'avete notato, ma secondo me KVD è un po' scomparso, ne parlano sempre meno, però questa palette la amavo. Qui abbiamo questa palettina, questo blush è veramente carino, peccato la terra troppo scura per me e anche l'illuminante, quindi tenere una palette solo per un blush mi sa che la darò via. Qua come KVD palette top per illuminanti super power e coloratini, dei riflessi colorati. Palettina di Dior la tengo, vado un pochino più veloce. Questa, chi mi conosce da tempo sa che era la mia prefe e ultimamente l'ho usata poco, però la tengo. Cioè, poi, cioè, dopo anni ancora a prenderla si sente il profumo di cioccolato, è veramente pazzesca, bella, un po' soft touch, mi piace troppo. Charlotte Tilbury, questa qua l'ho sostituita con la cialda classica della terra, la preferisco mille volte, quindi questa la regalo, non la uso più. Beh, anche questa super mega usata, amavo la tonalità di questa terra fredda, però anche qua per il resto colori, soprattutto questi due che non uso, la tengo perché il blush, questo e questo, mi piacciono molto. Però sapete che quando escono novità poi ti fissi con le novità e non usi più le cose un pochino più vecchie, però anche lei è super valida. Oddio, quante sono ancora? Allora, Wow Glow di Mesauda, bellissimi questi illuminanti, tengo. Questa qui invece la darò via, colori che non uso tanto. Ah, la Glimmer Light, questa è d'estate, mi piaceva un sacco, però l'avevo dimenticata, quest'estate non l'ho usata, la tengo. Palette di MAC, presa solo e unicamente per il pack e non mi ha fatto impazzire, posso dirlo. Gli illuminanti sono molto sciapini, niente di che. Sembra, cioè, non sembra neanche una palette di MAC, perché non lo so, poi una volta usata non mi è piaciuta tanto, però la tengo solo per il pack, cioè è bellissimo questo pack. Poi abbiamo ben 3 di Benefit. In realtà mi piacciono tutte e tre. Questa è la mia preferita, con Hoola e questo blushino più rosatino. Poi c'è Cookie, che è il mio illuminante preferito di Benefit, quindi ovviamente la tengo. Però le altre hanno comunque colori
che mi possono piacere, tipo questo per quando faccio i look più sul fucsia violaceo, questo blush mi piace, e questo invece per i look più rosatini. Siccome qua c'è già Ula e Blaze non mi fa impazzire come illuminante, penso che darò via lei. Dai, ce la posso fare. Comunque ne tengo due. E infatti qua c'è l'altra palettona di Benefit, sempre con Cookie e Ula. E penso che la darò via questa. L'ho usata parecchio, molto molto bella anche lei. Penso che però non ci sia neanche più in produzione. Altra palette di The Lady. Questa è più scura. Sono colori che non uso tanto. Però l'illuminante, e quando mi serve un blush magari più veloce, potrebbe servirmi. Quindi terrò anche lei in qualche collezione. Comunque sono della piccola Ele. Questa usata pochissimo. Però sai che c'è? Sono illuminanti di colori diversi. Può sempre servire. Questa alla fine la do via. Palette Kiko, do via. Questo è bellissimo. Un illuminante di Huda pazzesco, a forma di rosellina. Questa di Becca è molto carina, però è anche molto particolare. Cioè, userei pochissime cialde a regalo. Anche se il pack è bello. Infine abbiamo questa di Jeffrey, che ha illuminanti Power, ma allo stesso tempo sono molto simili tra di loro. Non lo so, è una cosa strana. Una volta applicati sul viso non mi danno quel vibes. Wow. Sono un po' troppo spessi per i miei gusti, quindi penso che le dirò addio. Questa di MAC, usata tantissimo, ma cioè, alcune hanno anche la conca veramente, ma è ormai vecchia, via. Questi, sempre per il fattore illuminanti colorati, possono sempre servire, tengo. Questa di Elodie, do via. Infine qua abbiamo altre tre palette di DMT con le terre, questi blush e questi blush. Tengo solo i blush, le terre do via. Questo giallo è pazzesco. Veramente sono dei colori comunque super utili per fare i look. Palette di Erichioba, bellissimo questo blush, anche l'illuminante. Le terre un po' troppo calde per i miei gusti. Tengo. Pulisco e ci rivediamo quando ho finito di pulire. Ok, direi che così ci può stare. Qua abbiamo tanto spazio, abbiamo fatto una bella pulizia. Cassetti finiti, ultima cosa poi vi lascio in pace. Qui dentro avevo aggiunto altri rossetti che non sapevo bene dove mettere, quindi farei un velocissimo declutter di questo e poi abbiamo finito. Allora, penso proprio che questo di Lime Crime tengo, questo di Fenty do via perché è vecchio e ne ho altri uguali. Idem questo di Shiseido, in realtà non mi piace proprio il colorino così. Questo di Makeup tengo, questo tengo, questo tengo, questo... Voglio un attimo swatcharlo. Non le uso tanto, però essendo così aranciatino, quasi quasi mi ha convinto. Vedete, ce n'è un altro direttamente. Ah, ma questo è rotto. Come ha fatto a farsi questa tipo patina? Questo marroncino bellissimo lo tengo. Questo di Dior, un po' rosato per i miei gusti, però è molto carino, dai. Tengo. Qua abbiamo questo rosso bellissimo, questo è veramente un rosso pazzesco di Pat. Peccato che sbava leggermente, quindi bisogna un attimo gestirlo, ma bellissimo. Poi abbiamo questo, invece che è un rosso più scuro, di Shiseido, molto bello anche lui, tengo. E questo mi sa invece che lo darò via, non è proprio il colore, cioè... non va proprio per me. Questi matitoni li tengo. Anche questo di Pat molto bello tengo. Questo lo amo, è rimpolpante colorato. Questo è rimpolpante di Catrice, carino, però ne ho 50 miliardi. Vabbè, lo tengo, dai. Questo è sempre un lip balm coloratino, però più rosso, e questo d'estate già lo uso di più, lo tengo. Questo è un matitone di Zara. Troppo rosato, do via, anche se mi ricordo che era l'unica cosa forse che mi piaceva, però vabbè. Questo colore non lo uso tanto, via. Una matita nude bella tengo. E infine abbiamo Cork di Dose of Colors e questo colore chiaro che mi piace tantissimo. Bene, mi è venuto lo schiribizzo di spostare i vari cassetti, quindi in questo qua primo ho messo i primer, prima c'erano le labbra ma non mi trovavo bene, quindi qua primer e ho aggiunto dei blush, poi vi faccio vedere comunque il risultato finale. E ora invertirò questi e metterò i capelli sotto.
Ho aggiunto i vari prodottini, ora vi faccio vedere com'è il risultato finale. Primo cassetto, qui alla fine ho aggiunto dei blush e bronzer. Come vedete qui abbiamo in stick liquidi e qua invece in polvere, questo in crema. Qui è ancora un pochino vuoto, ma meglio così, abbiamo solo Charlotte e il Gotint più un piccolo stick. Qua ho messo i primer e sotto ho aggiunto le ciprie barra questo primer che, spostandolo di cassetto, non stava più qui e quindi l'ho dovuto mettere sotto. Comunque sono molto soddisfatta, così vedo per bene tutti i primer appena apro il cassetto. Poi qui invece ho messo labbra, ho fatto un declutter anche delle matite rosate perché ne avevo tantissime, quindi le ho un po' smaltite anche perché non le uso tanto, mentre queste marroncine ovviamente sono tutte qua, anche se vi ricordate nello scorso decluttering avevamo sistemato il carrellino e qua diciamo ci sono i prodotti che utilizzo di più e idem anche qua abbiamo altri primer, altri prodotti, quindi è un po' un mix di cose in giro, però volevo assolutamente togliere le robe scadute e che non usavo più. Qui alla fine è venuto fuori così e certo non è super in ordine, però io ho aggiunto dei lip balm di Fenty, qua ho messo delle spugnette nuove, qua abbiamo gli scrub, quindi direi abbastanza bene il risultato finale. Abbiamo anche questo qua ancora libero e penso che modificherò qualcosa qui, ma per ora va bene così. Subito di qua ho lasciato questo con i fondotinta e correttori, come vedete è abbastanza vuoto, qua c'è spazio, dietro c'è spazio, veramente top questo cassetto, così che possa riempirlo. Qui alla fine ho messo prodotti occhi che quando era laggiù mi trovavo scomoda, quindi qua perfetto. Mascara, qua ci sono tre modelline, come avete visto anche qua una bella pulizia. E infine questo, che anche lui è bello svuotato, ma l'avete appena visto, quindi top. Qua non ho modificato niente, aggiunto nulla. Ok raga, finalmente declutter finito. Fatemi sapere se sono stata brava, ma penso proprio di sì. Ultimamente sono più spietata. Una volta effettivamente ci pensavo un pochino di più, adesso se non lo uso via, non ha senso che lo tengo, è uno spreco, lo ammetto, perché non posso usare tutto, molte cose appunto magari poi scadono e mi dispiace, quindi preferisco darle via così che possano utilizzarle appunto più di me. Niente, io sono contenta e soddisfatta del declutter che abbiamo fatto, vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!